all'attesissimo webinar sulla modellizzazione nel matematico. Sono Dani Macnuz, tutor del corso Zanichelli in rete, e ho qui con me Carlo Bertoni e Elisa Garagnani. Buon Buongiorno a tutti. pomeriggio. Allora, inizio a presentare Elisa Garagnani, che è una docente di matematica e fisica all'Istituto Statale Archimede a San Giovanni in Persiceto a Bologna. Confermo. Un attimo che tolgo l'audio. Eccoci, dicevo, è dottore di ricerca in matematica, formatrice per i PAS e i TFA all'Università di Bologna e collabora con la Zanichelli da diversi anni ai volumi del Bergamini come autrice, redattrice, e quindi la ringraziamo di essere qui con noi. Ho detto giusto, Elisa? Sì, È tutto tutto perfetto. giusto. Confermo, sì. Salutiamo Carlo Bertoni, professore Carlo Bertoni, che insegna matematica e fisica al Liceo Scientifico Linguistico Copernico a Bologna, dottore di ricerca in fisica, ha collaborato al Mario Negri a Milano su modelli matematici di terapie e processi diagnostici e ha recentemente scritto questo volume, che è un po' l'ispirazione, diciamo, di questo incontro sui modelli matematici, che si intitola Semafori intelligenti, record olimpici e risparmio energetico, edito da Zanichelli. Ho detto bene, Carlo? Tutto perfetto, grazie Dan. Oh, ecco, abbiamo già quasi un centinaio di spettatori e io direi non perdiamo tempo nella presentazione, partiamo, vi lascio la parola, Carlo, che inizi questo incontro sulla modellizzazione del curriculum matematico. Grazie a tutti. Benissimo, ancora una volta benvenuti a tutti. Dunque, io volevo parlare di modelli matematici. E come possono essere inseriti nel curriculum di matematica, perché sembra sempre che fare modelli matematici sia un problema perché toglie tempo alla programmazione e alla quantità di Carlo, non ti si contenuti. sente? Non ti si sente più? Adesso mi senti bene? Provo a togliere tutto. Ecco, adesso mi senti? Mi Sì, benissimo. Sì, benissimo, scusa se senti ti ho interrotto. adesso? Sì, ci sentiamo bene. Non ti vedo l'audio. Eccomi. Puoi tornare se vuoi alla postazione di prima. Eccomi. Io adesso sento bene tu? Sì, benissimo, grazie. Scusate, no, dicevo che il problema principale su cui volevamo discutere un po' era il fatto se introdurre la modellizzazione, che è anche stata oggetto delle simulazioni per l'esame di Stato, toglie o meno spazio ai contenuti. Un pochino certamente sì, però quello che vorrei provare a far vedere è che può anche aiutare a capire meglio i contenuti e andare più in profondità e non è solo un allargamento e un vedere come applicazioni a posteriori. Allora, per cominciare, adesso farò vedere più che altro una serie di esempi. Per cominciare, volevo far vedere una domanda che spesso propongo ai miei studenti per cominciare a parlare di questi argomenti. La domanda è: che forma ha la Terra? Normalmente mi guardano, soprattutto se mi conoscono da poco, come uno che fa domande banali, che mi dice, ma come se io pensassi che loro possano immaginare che la Terra sia piatta o cose del genere. Il mio sogno è che rispondano con un'altra domanda, ma non l'hanno ancora fatto. Adesso spero, anno dopo anno, spero sempre che succeda. L'altra domanda è: perché vuoi sapere? Perché io vorrei far vedere, adesso provo a condividervi un attimo che Certo, uno ha le certo. prime armi qua. Si vede La risposta è perfettamente. benissimo, perché lo vuoi sapere? Perché per me la risposta non dovrebbe essere né è piatta, né è sferica, né è un ellissoide di rotazione,
Ma appunto dipende da cosa ce ne dobbiamo fare. Per esempio, se dobbiamo muoverci in una città di pianura come Milano, chiaramente dobbiamo immaginarla come piatta. Nessuno, osservando una piantina topografica di una città, si metterebbe a ragionare sul fatto che la Terra è sferica e quindi da un punto all'altro conviene seguire una circonferenza massima. Se invece dobbiamo progettare una rotta per un aereo intercontinentale, ci fa comodo immaginarla sferica. Se dobbiamo spiegare come si è formato il sistema solare, allora ci interessa ragionare anche sul fatto che è schiacciata ai poli e quindi parleremo degli stati di rotazione. Se vogliamo vedere come è messo il filo a piombo, possiamo parlare del geoide, che è una cosa che somiglia molto all'ellissoide, ma è sempre perpendicolare appunto al filo a piombo. Se poi dobbiamo parlare di astronomia, a livello galattico, per esempio, come nella figura che vedete lì, la Terra può essere anche semplicemente un punto, non c'è ragione di considerarla una sfera. Quindi vorrei che rispondessero con questa domanda per far vedere che quando si vuole fare un modello di qualche cosa, l'importante è subito capire quali sono gli aspetti dell'oggetto che mi interessa mostrare. Quindi, per esempio, a questo punto io cerco di essere sempre molto esplicito anche sugli studenti su cosa vuol dire fare modelli, per cui, per esempio, qui ho riassunto che significa modello. Per me, modello è un oggetto che possiede alcune delle caratteristiche dell'originale, e qui faccio fare anche tanti esercizi parlando di alcuni modelli, chiedendo quali sono queste caratteristiche che ha in comune con l'originale. Per esempio, quel modellino di automobile che vedete può avere gli stessi colori, forse anche lo stesso materiale dell'originale, ha le stesse proporzioni, se è un modello in scala, ma ha tante cose che invece non corrispondono all'originale, non funziona, non può trasportare persone, non ha un motore dentro, eccetera. Questo è un modello che vale per tutto, anche una descrizione letteraria di un luogo è un modello. Il modello matematico invece usa oggetti matematici. La prima cosa che ai ragazzi viene in mente sono le figure geometriche. Allora, facciamo vedere qui, per esempio, illustrato il fatto che una circonferenza può essere usata per cose apparentemente molto distanti tra di loro, la propagazione delle onde radio, una ruota, lo spazio accessibile a un cane legato alla catena. E a cosa serve fare modelli matematici? Perché il modello è più facile da manipolare dell'oggetto vero e proprio. Tanto per dare un esempio di facilità di manipolare, se voglio sapere quanto tempo ci vuole andare a Milano, ho due strade: o prendo la macchina, vado a Milano e guardo quanto ci metto, oppure faccio il conto, so a che velocità vado, so che distanza è, e sto applicando un piccolo modello matematico. È molto più pratico che fare la prova e andarci direttamente. Provo a ricondividere di nuovo. Okay. Adesso ho mostrato uno schema di come si forma un modello matematico. Questo è uno schema che si trova su tantissimi libri e somiglia moltissimo allo schema del metodo scientifico che i ragazzi spesso studiano all'inizio, che so, della fisica, di scienze. Penso che valga la pena farlo vedere ancora una volta, perché finché non le fanno in pratica queste cose si fa fatica a capire cosa significa. Per cui si parte da un fenomeno reale e si devono, e questo è il punto più importante, scegliere quali sono gli aspetti importanti che vogliamo che il nostro modello contenga. Formuliamo un modello matematico. Con questo troviamo dei risultati che vanno alla fine interpretati, e ci danno delle risposte riguardo al fenomeno da cui eravamo partiti. Spesso ci si può anche fermare qui. Qui c'è una chiusura del cerchio che ha senso però solo quando si vuole utilizzare per altre cose più approfondite. Uno valuta se i risultati sono adeguati, allora può vedere se aggiornare il modello, ma ci si può spesso fermare anche alle conclusioni. Per far capire l'importanza di questi passi e cosa vuol dire muoversi dal piano reale al piano matematico avanti e indietro, spesso mostro alcuni di questi problemini che
hanno alcune particolarità, somigliano moltissimo a tanti problemi che hanno risolto tante volte fin dalle elementari alle medie, però hanno delle cose particolari. Vi leggo il primo, che è uno dei miei preferiti. John ha bevuto 3 tazze di tè in un'ora. Quante tazze bevi in un giorno? La prima tentazione di tanti studenti è di moltiplicare 3 per 24, perché sono abituati a fare sempre proporzioni. Ovviamente qui abbiamo bisogno di altre informazioni. John potrebbe aver bevuto solo quelle 3 tazze in tutto il giorno. Oppure la seconda, invece, quindi qui ci mancano informazioni sulle abitudini di John. Nella seconda, un autobus cittadino percorre un percorso di 12 km. Quante vetture servono perché si abbia una cadenza di 15 minuti? Qui manca un dato essenziale, che è la velocità dell'autobus. Allora, o si ricava cercando informazioni sulle velocità commerciali degli autobus, o si basa sulla loro esperienza, però senza quel dato non si può lavorare. Oppure, adesso ancora uno o due, poi Alberto e Pierpaolo sono compagni di classe. Alberto abita 25 km a scuola, Pierpaolo a 12. Quanto distano tra di esse le loro case? E qui ovviamente bisogna sapere come sono disposti rispetto alla scuola. Con queste informazioni, l'unica cosa che possiamo dire è che la distanza tra le case è tra la somma e la differenza delle due distanze da scuola, quindi che sta tra 37 e 13 km, di più non si può dire. Leggo ancora il quarto, perché ha un'altra cosa che manda in giro gli studenti. È simile al secondo: dice, il percorso di un autobus è 15 km. Ricordando che il limite di velocità nelle aree urbane è 50 km all'ora, determina il tempo complessivo per il percorso dell'autobus. Ora, chiunque è stato in autobus sa benissimo che il limite di velocità non ha nessuna influenza sul tempo che si mette l'autobus, perché quello che conta è la velocità, diciamo, commerciale. Nessun autobus va a 50 km all'ora in città. Quindi questo è un dato inutile, ma che somiglia a quello che serve. E quindi anche qui può essere un punto su cui farvi ragionare. Adesso qui ce ne sono altri 3 o 4, ma i problemi sono molto simili. O bisogna trovare i dati da qualche parte, cercandoli in rete molto facilmente, magari sul sito dell'Istat si trovano tante cose oppure ragionando su alcune cose che magari possono sapere anche intuitivamente, oppure semplicemente rispondere che non è possibile dare nessuna risposta. Per esempio, il penultimo: qui in una classe di 25 studenti, 12 giocano a basket, 6 fanno nuoto, in quanti giocano a calcio? Vi giuro che la metà degli studenti in prima fa 25 meno 12 meno 6, e non si pone il problema che i dati non servono a nulla per risolvere il problema. Un altro punto di partenza possibile è quello di utilizzare lo strumento matematico che loro hanno visto fin dalla prima elementare, o anche dalla materna. La cosa su cui hanno lavorato di più sono i numeri. Hanno cominciato a contare e sono abituati a usare i numeri come modello. Però, per rendere la cosa un pochino più esplicita, si può far ragionare pensando a tante situazioni in cui i numeri compaiono e vengono utilizzati, per chiedersi se veramente li stiamo usando come un modello matematico. Per esempio, in questa slide ci sono i numeri utilizzati sulla maglia di un giocatore o sulle auto da corsa. È importante che siano numeri, o potrebbe essere qualunque altra cosa. Qui ovviamente potrebbe essere qualunque altra cosa, e per esempio si può chiedere: ma due giocatori con la maglia numero 1 col 2 e uno col 3 fanno un giocatore col 5? Ovviamente no. E quindi il fatto che sia numeri, potremmo metterci nomi, lettere dell'alfabeto, andrebbe bene lo stesso. Oppure i numeri civici. I numeri civici hanno un senso come numeri? Beh, un po' sì. Se io sto percorrendo una strada, sono al 20, devo arrivare al 36, più o meno posso immaginare quanto c'è, anche se non ne sono sicuro, perché possono esserci tratti con un campo da calcio, quindi in cui il numero cambia lentamente. Oppure ci sono zone di campagna in cui i numeri effettivamente rappresentano la distanza in metri dall'inizio della strada, no? Per esempio, una strada di campagna è il 2905, vuol dire che siamo a 2 km 905 metri dall'inizio della strada, quindi lì ha un significato molto più preciso.
o i voti in pagella. In Italia usiamo i numeri, negli Stati Uniti usano le lettere e qui delle volte do come esercizio per casa di discutere vantaggi e svantaggi dell'usare lettere o numeri. Oppure adesso anche qui rappresentiamo anche gli orari, i punteggi in una partita e qui invece hanno un significato molto preciso. Per esempio, un aspetto importante è osservare se si usa, ha senso pensare a una metrica, cioè se le differenze, le distanze hanno un significato o no. Quindi se le operazioni sui numeri hanno un significato anche nella situazione concreta in cui vengono utilizzati. Ecco, fatti questi due esempi, entrerei un attimo in quello che voleva essere il punto essenziale, come inserire la modellizzazione nel curriculum. Io un approccio che uso spesso, non per tutti gli argomenti, perché sennò porterebbe via troppo tempo, è quello di iniziare un argomento partendo da un esempio. Un esempio concreto, far porre ai ragazzi un problema e fargli venire voglia di avere uno strumento matematico per risolvere il problema. Capito qual è lo strumento, adesso riassumo un attimo questo in questo schema, che somiglia a quello di prima, ma ha un significato diverso perché questo è puramente didattico. Quindi partiamo da un problema che ci pone una necessità di uno strumento, costruiamo lo strumento, a questo punto lavoriamo, diciamo, su un piano astratto, sviluppiamo questo strumento, gli attribuiamo altre caratteristiche, operazioni, eccetera. Una volta sviluppato lo strumento, facciamo vedere altri esempi, possibilmente molto diversi da quello di partenza, per sottolineare due cose. Prima di tutto, per capire qual è la caratteristica essenziale che quello strumento permette di modellizzare. E l'altra cosa è far riconoscere in modo anche intuitivo il carattere astratto della matematica, cioè il fatto che la matematica che ho sviluppato non serve solo a quell'esempio come se fosse la ricetta per quell'esempio, ma ha un valore più ampio. Faccio vedere un esempio da biennio. Se introduco il cerchio, la circonferenza come il luogo dei punti equidistanti da un punto detto centro, beh, questo mi può spiegare subito, può partire dal problema di stabilire il raggio d'azione di una ritrasmittente, di un wireless, di una sirena d'allarme o situazioni del genere. Poi posso far vedere allo stesso modo un settore circolare, mi può rappresentare lo spazio in cui una videocamera può fare una fotografia. Però poi posso modellizzare cose molto diverse, per esempio il fatto che i punti della circonferenza siano tutti sempre alla stessa distanza dal centro, mi spiega perché le ruote sono tanto utili in un mezzo di trasporto, mentre un punto della ruota percorre una cicloide, il carretto, per esempio, si muove lungo una rete e non sobbalza, perché tutti i punti, appunto, la ruota, anche se cambia sempre il punto che tocca terra, l'asse si trova sempre alla stessa distanza da terra, quindi il moto con la ruota è comodo. Oppure posso far vedere come usare circonferenze per descrivere i moti dei pianeti anche usando degli epicicli. Questa è una cosa che funziona molto bene anche con GeoGebra o altri software di geometria dinamica. Questo che vedete sulla destra era un esercizio in cui si chiedeva di studiare una copertura di sistemi di allarme da tsunami per una spiaggia del Pacifico, si dava il raggio d'azione della sirena e si chiedeva di coprire tutta la zona costiera entro 200 metri dalla costa. Qui veniva usato due volte il problema di usare la circonferenza, prima per individuare la striscia a 200 metri dalla costa, perché se fosse stata una costa rettilinea avrei dovuto tenere semplicemente una retta parallela alla costa, ma essendoci quella specie di promontorio, un modo per farlo è quello di disegnare una circonferenza del raggio di 200 metri, tenere il centro sulla costa e muoverla lungo la costa e vedere che zona spazza. Dopodiché, identificata la zona, che è quella tra le due righe azzurre, cerchiamo di coprirla con tante circonferenze che mi permettano di coprire
coprirla tutta anche con sovrapposizioni, ma l'importante è starci sempre. E quindi questo per farvi vedere alcuni esempi in cui appunto parto da un problema, poi sviluppo il cerchio, la circonferenza, faccio tutte le proprietà, teoremi, tutto quello che mi serve, e poi faccio vedere tante applicazioni. Più che farle vedere, è più utile magari proporle ai ragazzi in modo che vadano sempre a cercare qual è appunto il nucleo, l'essenza del cerchio, luogo di punti entro una certa distanza dal centro. Vi faccio vedere adesso un altro esempio che io ho scoperto da poco, ma mi piace tantissimo, che è un altro esempio molto semplice legato alla geometria del biennio, che sono i diagrammi di Voronoi, e possono essere una bella applicazione abbastanza Interessante. elementare, ma con tantissime applicazioni, del concetto di asse. Allora, qui in alto a sinistra vedete l'asse come che è la retta perpendicolare a un segmento passante per il punto medio. Sappiamo che ha la proprietà che tutti i punti dell'asse sono equidistanti dagli estremi, e quindi in realtà divide il piano in due parti, per cui da una parte ci stanno tutti i punti che sono più vicini all'estremo A, dall'altro tutti i punti che sono più vicini all'estremo B. Se voi invece di due avete tre punti, come il disegno di destra, vedete A, B e C, ho disegnato tre assi del segmento AB, del segmento BC, del segmento AC, e dando un'occhiata alle zone che si formano, possiamo dividere il piano in tre parti: una, quella rosa, con tutti i punti che sono più vicini ad A, una, quella blu, con i punti che sono più vicini a B, e la terza verde, che sono i punti più vicini a C. Nella figura con tutti i colori in basso a sinistra vedete il diagramma di Voronoi per un insieme di tanti punti. A cosa serve un diagramma del genere? A tantissime cose. Per esempio, su internet, quando cercate, io sono andato nel sito delle farmacie comunali, di qual è la farmacia più vicina a casa mia? Possono aver diviso la città secondo diagrammi di Voronoi usando come punti le farmacie, e in base a dove uno sta, possiamo vedere qual è la farmacia più vicina a casa sua, o per farlo stradario delle scuole elementari o medie, oppure lo usano gli archeologi quando trovano dei resti di villaggi di tribù preistoriche per cercare di avere una prima ipotesi sulle zone di influenza di ogni tribù, o per studiare come competono le piante tra di loro quando si spartiscono le risorse nel terreno. O ecco un altro esempio pratico: se un robot deve muoversi tra ostacoli e quindi deve cercare di trovare sempre il percorso che lo tenga più lontano possibile dagli ostacoli, potrebbe seguire i percorsi individuati da queste zone dei diagrammi. E vi faccio vedere un problema che ho dato più volte agli studenti. Sulla sinistra c'è un terreno che rappresenta un parco di divertimenti, ognuno di quei simboli è una delle attrazioni, e si chiede agli studenti di progettare una rete di sentieri in modo che rimanga più spazio possibile intorno a ciascuna delle attrazioni. E quindi si possono usare le attrazioni come punti, tracciare tutti gli assi e dividere, e fare un diagramma di Voronoi della zona, e quindi vedete che i segmenti seguono parte a tratti i percorsi, gli assi tra le coppie di punti. Se hanno capito bene l'idea, si può poi proporre un problema simile, ma completamente diverso, cioè diverso, che è quello che vi faccio vedere qui. Nel diagramma in alto a sinistra vedete tre strade in una zona desertica. C'è stata c'è una guerra fra tre fazioni. Dopo anni di guerra, ognuna controlla una di queste tre strade e vogliono fare una tregua per fare un trattato di pace. Ebbene, finché non sono finite le trattative, sono d'accordo che ognuno controllerà il territorio più vicino alla strada. Allora, qui, dovendo trovare i punti più vicini a una retta invece che a un punto, quello che ci interessa non sono più gli assi, ma le bisettrici. Qui, tracciando le tre bisettrici che si formano, si può dividere, come vedete in basso a destra, il territorio. Le zone rosse sono quelle più vicine a strada rossa, quelle blu alla strada blu, e così via. E in questo modo si può, diciamo, raggiungere a una configurazione di equilibrio
basata sulla definizione, no, non sulla definizione, ma su una proprietà di bisettrice. Ecco, ho parlato un po' di fila, quindi se c'è bisogno di fermarsi un attimo di. Sì, io raccolgo intanto i ringraziamenti, abbiamo proprio 105 spettatori, tutti salutano, Francesca Giorgini, tutte le domande che hai posto sono molto interessanti. Io ho raccolto intanto sia da YouTube che da Edmodo alcune domande che ti pongo. Alcune sono mie, alcune sono dei corsisti. Intanto, come si insegna la modellizzazione? Cioè, mentre noi già patiamo, noi docenti di matematica, a insegnare, diciamo, l'operatività, le capacità più, come dire, di basso livello, via via poi cerchiamo di dare qualcosa di più, ma insegnare a uno studente a modellizzare, a trovare il modello, è qualcosa che io trovo quasi inavvicinabile, nel senso è davvero complesso, quindi ti chiedevo un po' la ricetta. Altra domanda è, ma gli studenti sono interessati a questo tipo di problemi o li trovano comunque, come dice Jo Boyler, una matematica, una formatrice matematica americana, parla di pseudocontesto, cioè molto spesso il problema della di questi problemi come quelli che tu hai presentato, che presuppongono, come quello della tazza di caffè, delle informazioni che invece non vengono poi date e non si conoscono. Mi hai fatto venire in mente con l'esempio della somma che non c'entrava niente, l'età del capitano, questo famoso esperimento che avevano fatto, per cui si chiedeva dei bambini di quinta elementare qual era l'età del capitano dando la somma, dando i numeri delle merci che aveva sulla nave, tutti sommavano le merci per l'età del capitano. E quindi questo un po' queste sono le domande, come si fa soprattutto a insegnare questo e come si fa a farlo anche al triennio, non solo al biennio. Dove si trovano i materiali e come si procede? Qual è la metodologia per... Allora, ma secondo me intanto i ragazzi lo trovano difficile, questo non assolutamente confermo. lo trovano molto difficile, più difficile della matematica in sé, però secondo me ne vale la pena. Io penso più volte insomma, allo scientifico, al classico fino a prima della riforma. Fino in quinta noi facciamo derivate integrali, matematica avanzata, distribuzione di probabilità, ma la maggior parte della gente non è in grado di calcolare il 10% neanche con la calcolatrice sotto mano e non capisce quando vengono fatti errori matematici pacchiani in un telegiornale, insomma. Quindi secondo me è un passo necessario quello di far vedere l'applicazione. So che molti colleghi storcono un po' il naso perché dicono che la matematica ha un valore di per sé, è bella di per sé e si può studiare anche senza le applicazioni. Io sono d'accordissimo, però penso che questo non valga per il 90% dei nostri studenti, purtroppo, nel senso che loro non sono in grado di fare da soli il passo, bisogna farglielo vedere in tanti esempi. Allora, come si può fare? Ma uno dei modi può essere quello di far vedere quei tipi di problemi che facevo vedere prima, di quei problemini che somigliano a quelli a cui sono abituati, ma hanno dei trucchi in mezzo, perché si abituino a non avere sempre il problema con tutti i numeri da usare, come all'elementare, dove quando vedono un problema la prima domanda è ma si fa col più, col per o col diviso, cioè il problema è capire qual è l'operazione. Io anche quando do problemi più tradizionali, do spesso, soprattutto in fisica, dati inutili. Oppure se devo dare dei dati, li metto tutti insieme in una tabella a parte in modo che debbano almeno fare la fatica di capire di quali hanno bisogno. Quindi questo è un primo passaggio che penso che sia utile. E poi quando do problemi di modellizzazione vera e propria, una cosa che faccio fatica anch'io a fare, ma è resistere all'idea di aiutarli subito. Perché bisogna fare, se non ci sbattono un po' la testa, non imparano a fare le modellizzazioni, perché loro non aspettano altro di capire cosa dobbiamo applicare. Ah, ok, allora partiamo. Adesso che mi hai detto che la formula è quella. Ecco, io vorrei trasformare, cioè evitare di trasformare le mie lezioni in una caccia alla formula, ma appunto di ragionare sul problema
identificare i punti essenziali e quindi pensare se ho uno strumento matematico a disposizione che descrive più o meno queste cose. Comunque si impara niente facendone tanti. Per analogia, diciamo. Un Come? po' per analogia, un po' per una banca dati, come dici tu, di esercizi visti. Sì, però gli esercizi su cui loro si sono rotti un po' la testa, perché quindi dandone molti a casa, facendoli lavorare un po'. Ecco, lavorare in gruppo serve tantissimo perché si mettono a discutere, io quando li sento discutere di matematica mi commuovo, Sì, e è vero. quindi è chiaro che si Non perde tempo. è tempo perso, stavo dicendo. Certo, no, si perde tempo nel senso che ce ne vuole di più, ma non è tempo perso perché quando hanno discusso per capire, che ci vuole l'asse per trovare i punti più vicini a un punto piuttosto che a un altro, beh, dopo questa proprietà dell'asse se la ricordano, se hanno discusso un quarto d'ora tra di loro. Se gliela dico io, dicono, ah sì, certo, e poi però dopo mezz'ora dopo un altro problema, sono di nuovo da capo. E quindi penso che valga Valga la la pena. pena. Grazie. Allora, passiamo a Elisa che voleva dare il suo contributo. Elisa, tu continui. Mi sentite? Sì. È stato un fischio. Ok, a posto, siamo passati l'audio. Sì, io condivido quello che dice Carlo in pieno. In realtà aggiungo che è difficile partire, soprattutto per noi insegnanti, però poi io di formazione anche matematica teorica, l'idea anche di modellizzare, anche io all'inizio non l'ho subito visto come un valore aggiunto alla didattica. Invece in realtà vedere il coinvolgimento dei ragazzi, quanto sono proprio quello, vederli giocare col pensiero, quando poi si riesce a trovare la situazione che li coinvolge, ad hoc, sono disposti anche a fare calcoli più complicati, sono disposti anche a cercare strategie diverse, a ragionare un po' fuori dagli schemi e questo, anche se magari alla fine dell'ora si è sul programma fatto meno passi avanti, però per quanto riguarda un contributo proprio alla loro memoria anche a lungo termine su alcuni concetti, secondo me è fondamentale. Ed è fondamentale, secondo me, pensare anche alla modellizzazione come un percorso trasversale nella didattica. Vi condivido qualche iniziale semplicissimo esempio che si può fare già con uno dei primi strumenti matematici, che è la retta nel piano cartesiano. Già con il semplice modello lineare si possono affrontare diverse situazioni, alcune di queste presenti anche nei libri, altre vi condivido alcuni esempi concreti sui quali provare un attimo a confrontarci. Quando lavoriamo con l'equazione, ad esempio, della retta in forma esplicita, l'y uguale a mx più q, nel fare modellizzazione mi sono resa conto che io ho cambiato proprio anche il modo di reinterpretare in classe i parametri. Quindi, quei parametri che all'inizio presentavo come il coefficiente della x o il semplice termine noto, in un'ottica anche di apertura alla modellizzazione, si può sottolineare dei significati aggiunti, sia concreti legati alla modellizzazione, sia geometrici, che arricchiscono ancora di più il significato di queste relazioni. Quindi pensare E a M come un rapporto tra variazioni, no? La pendenza come non soltanto il coefficiente della x, ma che nasce proprio mettendo in relazione lo spostamento verticale con quello orizzontale presi due qualsiasi punti della retta. E la caratteristica della retta è che questo rapporto rimane costante, non dipende da quella particolare coppia di punti che si prende. Ad esempio, si può iniziare. Ok, vedete. Si può iniziare anche con semplici quesiti, ad esempio, proponendo diversi grafici, tutti che modellizzati da rete, in questo caso creare un contesto specifico che può essere i grafici seguenti rappresentano la quantità di acqua all'interno di tre differenti vasche che si stanno svuotando. L'asse della scissa rappresenta il tempo t in minuti, l'asse delle ordinate rappresenta ad esempio i litri di acqua presenti in quell'istante ancora nella vasca e si può chiedere iniziare, quindi
quale vasca conteneva inizialmente più acqua, in quale vasca l'acqua esce più velocemente. Quindi iniziare anche ad aprire il concetto di pendenza o di coefficiente angolare come, come parametro fondamentale per descrivere la velocità di variazione. Quando i ragazzi calcolano quel rapporto, quel delta y fratto delta x, e mettono le unità di misura, ad esempio, di questa situazione, viene molto spontaneo ragionare in litri al minuto, e quindi interpretarlo con proprio una velocità. Quanta acqua conteneva all'inizio la vasca C? Questa risposta mi chiede allora di andare a vedere, a dare un significato anche concreto in alcuni ambiti a quel parametro Q, cioè qual era la mia condizione iniziale al tempo zero. Quanto tempo impiega la vasca B a svuotarsi completamente? Quindi significa adesso dare un significato anche invece all'intercetta rispetto all'asse X o l'asse dei tempi in questo caso. Con quale velocità si sta svuotando la vasca? Questi sono già piccoli esempi che arricchiscono il significato dei parametri in gioco. Se ne possono trovare tanti altri. Un esempio che sul quale a volte faccio commentare e ragionare è la conversione di Fahrenheit, gradi Fahrenheit e gradi Celsius. E, nati come scale diverse, è comunque lineare la legge che ci permette di convertire l'uno con gli altri. Cosa significa che è lineare? Significa che allo stesso incremento di gradi Celsius corrisponde sempre lo stesso incremento di gradi Fahrenheit. E la pendenza in questo caso che cosa rappresenta? Quel 9 quinti, che significato diamo? Vuol dire che ogni volta che ho una variazione di 9, metti in relazione proprio questo rapporto tra le variazioni, cioè per ogni volta che i gradi Celsius variano di 5 unità, ho una variazione di 9 unità per i gradi Fahrenheit. E l'intercetta cosa rappresenta in questo contesto? Rappresenta i gradi Fahrenheit corrispondenti alla temperatura di 0 gradi Celsius. Quindi si può iniziare a costruire dei significati sempre legati agli stessi parametri. Un po' come ritorniamo ritornando a quello schema che presentava Carlo prima, di far vedere anche sotto diversi esempi come in realtà il modello matematico, quell'y uguale a mx più q, riesce a descrivere situazioni e ambiti completamente diversi. Elisa, posso mandare delle domande che abbiamo raccolto? Se ne possono trovare tante, insomma anche nei libri di testo adesso iniziano ad affiorare sempre di più situazioni concretizzate. Un contratto di noleggio d'auto per il weekend prevede un costo fisso di 42 euro ad un costo aggiunto di 590 centesimi per ogni chilometro percorso. Esprimere questa relazione permette di scrivere una relazione di tipo lineare e in generale molti contratti di noleggio si modellizzano con un andamento lineare, basta capire cos'è che caratterizza, il fatto che c'è un costo iniziale e un coefficiente che mi descrive ad ogni variazione unitaria, in questo caso dei numeri di mezzi noleggiati, mi dice l'incremento per ogni valore del costo che avrà la situazione. Quindi si possono inventare diversi problemi legati a situazioni di questo tipo. Elisa, mi senti? Elisa, mi senti? Elisa? Un altro discorso interessante al quale la modellizzazione dà un contributo da mettere in luce ed è molto motivante per i ragazzi è il fatto che, ad esempio, una volta interpretata e modellizzata una situazione, questo ci permette di fare, ad esempio, delle prime estrapolazioni, delle interpolazioni. Cioè, ad esempio, se io modellizzo, preso alcune misure di come varia la temperatura con l'altitudine di una corrente di aria, quindi una corrente di aria fredda che si muove verso l'alto, si espande e si raffredda. Se la temperatura a mezzo chilometro di altitudine è di circa 15 gradi Celsius e la temperatura a un chilometro di altitudine di 10 gradi, esprime utilizzando un modello lineare la temperatura. Quindi poi si può iniziare a innanzitutto chiedersi se un modello lineare è un modello appropriato, entro quali limiti
di nuovo una riflessione su qual è il significato della pendenza in questo contesto e dell'intercetta, dando appunto un significato concreto. E a questo punto si può provare a vedere se il nostro modello funziona, provando a estrapolare delle informazioni che nei dati iniziali non c'erano, grazie al modello. Quindi pian pianino, al di là di educare un discorso di modellizzazione, anche motivare facendo usare i modelli per far previsioni e per mettere in gioco e dare un senso un po' alla fatica fatta, anche se questi sono primi esempi molto semplici. Lavorare in questo modo sul concetto di pendenza mi ha motivato molto, perché ho visto anche un'apertura, quando questo introdurrà il concetto di derivata, notevole. Un'attività che mi è venuta in mente dopo ogni incontro dal pediatra per i miei figli, che mi tirava fuori questa tabella dei percentili, l'ho usata una volta in classe come attività. Qui vi ho messo il link, posso provare. Ho cercato in rete alcune tabelle, adesso queste sono tabelle americane, però se riescono a trovare dei file, che adesso provo ad esempio a condividervi. Elisa, intanto mi senti? Arrivo subito. Elisa, tu mi senti? Elisa, mi senti? Ok. Scusate che non sento Dani. No, Elisa, quando hai un attimo, volevo intanto raccoglierti qualche domanda, perché stanno arrivando tante. Quando hai un secondo, diciamo, che puoi completare quello che dici, ti interrompo un attimo, perché... L'ultima slide è una proposta su questa attività che si può fare. L'ho sperimentata sia come introduzione al concetto di derivata, oppure per accompagnare alla necessità di modelli che non sono lineari. Sicuramente il modello lineare è fondamentale, perché ci permette di modellizzare molte situazioni, anche per piccole variazioni, però ad esempio può essere interessante andare a lavorare, commentare, ad esempio prendendo il 50° percentile. Questa è la curva che descrive... Questa è la tabella per le bambine, insomma, dai 0 ai 20 anni, e ad esempio il 50° percentile è descritto da questa curva. Quindi si può chiedere anche un commento, come mai correlare le diverse variazioni. Alcune domande che trovate... Ah, ok, ci sono. Quindi a quale età una femmina al 50° percentile sta crescendo più in fretta? Quando una ragazza al 50° percentile si avvicina all'età di 20 anni, cosa sta accadendo? E si possono correlare le diverse pendenze per raccontare una storia un po'. E addirittura sono riuscita anche a far costruire già all'inizio del triennio il grafico della pendenza in funzione della variabile indipendente, che quindi è un'apertura veramente utile e notevole al concetto di derivata. Bene, sono curiosa delle domande. No, allora, innanzitutto abbiamo dei commenti di ringraziamento. Speranza Gemma dice: interessante, utile, grazie. Poi abbiamo alcune cose anche provocatorie. Massimo Volpe dice: io adopero la modellizzazione in ricerca operativa. Anna Rita Benini dice: bellissimo, lo farei ogni giorno, ma con solo 3 ore settimanali il biennio e 2 al triennio, come fare? E al momento della verifica propongo quesiti tipo invalsi, quindi la domanda è anche poi con la valutazione che facciamo. Sara Labasin dice: mi interesserebbe avere un parere, e qua me l'aspettavo, sulla simulazione di seconda prova. Dove a mio parere, questa è, non potevamo non aspettarcela, dove a mio parere era assente la modellizzazione. C'era un esempio che voleva legarsi alla realtà, ma a mio parere è grottesco. A questo punto preferisco un problema non legato alla realtà, ma a matematica seria. Alessandra Costa è d'accordo. È il discorso dello pseudocontesto.
Alessandra Costa dice, sono d'accordo, qualcuno dice che la matematica è un linguaggio e come tale va studiato e probabilmente va bene per i licei scientifici, ma soprattutto nei tecnici e nei professionali. Se non fai vedere l'utilità di certe cose, gli studenti si annoiano, non si appassionano. E quindi questi sono i contributi, mentre abbiamo da Edmodo, Graziella Iori che dice, esempi interessantissimi, dove trovare i materiali, quali sono i siti dedicati? E questo è un po', volevo un po' restituirti mentre passavi alle derivate, volevo darti questo feedback, se vuoi rispondere, tu o Carlo. Sì, accenno, lascio Carlo rispondere sul commento sulla simulazione. Lo scarichi a lui, diciamo, va bene. Mi sembra giusto. Allora, io posso dire che anch'io all'inizio ero titubante, però vedere come i ragazzi sono disposti a fare molta più fatica se lavorando in situazioni che coinvolgenti, dopo Carlo vi farà vedere ulteriori esempi anche per il triennio interessanti. E, paradossalmente io sento quasi di più l'esigenza di farlo, io insegno in un polo, quindi ho alcune classi del liceo scientifico, alcune classi del liceo linguistico. È vero, al liceo linguistico, ad esempio, con poche ore si fa fatica, però diventa quasi necessario anche lavorare su un discorso di motivazione, che molto spesso, sempre di più, almeno nel mio modo di fare didattica, passa anche attraverso la presentazione di situazioni più concrete, anche perché in alcune situazioni riescono a, ancorando a una situazione reale, a tenere più sotto controllo il senso del simbolo. Quindi a volte si evitano alcuni errori che quando diventa un'algebra astratta e perdono molto spesso il senso del simbolo, non riescono neanche a fare un commento sull'ordine di grandezza del risultato, se è corretto. E a livello motivazionale, secondo me, aiuta molto. Detto questo, bisogna fare delle scelte sicuramente, ma anche le nuove indicazioni nazionali ci impongono di fare delle scelte e di non pretendere in quel monte ore di fare tutto ciò che si faceva, ad esempio in un linguistico, in un vecchio progetto Brocca, vuoi sia per le ore, vuoi perché anche l'utenza è cambiata. Però io credo che non si possa fare comunque della ottima modellizzazione anche in contesti dove i ragazzi sono meno motivati e delle due tirano fuori energie che in contesti classici fanno fatica ad emergere. Io volevo ringraziarti tanto per delle frasi che hai detto, che mi sono segnata, parli di giocare col pensiero e questa l'ho trovata un'espressione bellissima, giocare col pensiero, la modellizzazione aiuta questo, oltre a ragionare per schemi, ma giocare col pensiero mi sembra la cosa che più colpisce l'immaginazione nostra. Quando vediamo i ragazzi discutere nel fare matematica è un'esperienza molto motivante anche per i docenti, quindi quello. Carlo, a te la patata bollente sia della simulazione, cosa ne pensi della simulazione di seconda prova, sia poi dacci i materiali su cui andare a preparare del lavoro con gli studenti, dove andiamo a cercarli, oltre che nel tuo libro bellissimo ovviamente. Allora, cominciamo, togliamoci il problema della la patata bollente. Io ho pianto quando l'ho vista. Dall'emozione? Secondo me magari non è stato così, ma leggendola io ho scommesso che lì hanno fatto prima un problema matematico, poi hanno cercato di metterci qualcosa sopra. Io quando preparo degli esercizi di modellizzazione lavoro alla rovescia, magari mi immagino che da un certo problema possa venire fuori una cosa dell'argomento che sto facendo, però parto dal problema e infatti per un problema che preparo ne mollo lì 4 perché parto da situazioni che poi vedo che diventano troppo complicate da modellizzare e le lascio da parte finché non ne trovo una che sia alla portata dei ragazzi. E invece lì appunto secondo me l'errore è che hanno fatto il contrario, hanno preso una funzione e detto cosa potrebbe descrivere questa funzione, e il moto di un satellite che non esiste, va bene, e l'hanno fatta. Quindi ha delle cose positive anche la simulazione, però secondo me soprattutto nel linguaggio c'è da fare
molti, molti passi avanti. Spero tanto nella prossima e vedremo. E anche in quella d'esame, se possibile. Anche in quella d'esame, certamente. Per quanto riguarda dove trovarne, allora, una cosa, quando leggo il giornale, ascolto la televisione, eccetera, mi taglio, ogni tanto taglio di via delle pubblicità, mi prendo delle cose perché mi danno degli spunti, su questo devo lavorarci, e poi mi rimetto da parte, mi faccio una specie di archivio, che so, mi ricordo qualche anno fa c'era una pubblicità contro le stragi del sabato sera, condivisibilissima come significato, ma sottolineava che, non so se non mi ricordo bene, ma mettete su 100.000 incidenti, 35.000 avvengono nel weekend. Uno faceva i conti, erano circa 3/7, cioè quello che si aspetta in 3 giorni su 7, quindi non diceva molto dal punto di vista matematico quello che facevano vedere lì. E quindi quando vedo degli spunti me li tiro sempre giù. L'altra cosa, su internet si trova tanto, soprattutto in inglese, perché in italiano ci sono già molti siti, ce n'è uno di matematica e realtà e altri. Ma quando cerco delle idee, spesso metto il nome matematico in inglese seguito da Real Life o Real World, che è il modo che usano per indicare le applicazioni matematiche, e poi magari si trovano degli spunti che vanno rielaborati. Insomma, raro che trovi la cosa come piace a me, adatta soprattutto come l'ho fatta io in classe, però con fatica un po' di roba si trova. Poi avevi fatto un'altra domanda che non mi ricordo. Ok, sì, scusa. No, basta. Allora, io quello che volevo dirvi, tra l'altro adesso procediamo sulla parte finale, in cui magari cerchiamo di velocizzare perché dobbiamo poi chiudere velocemente. Diciamo ai corsisti che metterete a disposizione in PowerPoint, giusto? Potrete mettere a disposizione dei nostri corsisti, quindi non devono correre a prendere appunti. Abbiamo ancora due domande che volevo porvi, ma magari rispondiamo alla fine. Angela Donatello dice: la modellizzazione avviene in maniera naturale in fisica, quindi gli studenti imparano a riconoscere nell'equazione della retta la legge oraria di un moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato, eccetera. Quindi, diciamo, lei propone di mantenersi ancorati alla fisica. Aiuta sicuramente molto. Sì. Infatti io chiedo sempre. Allora adesso risponderete, che vi leggo l'ultima. Francesco Picca chiede cosa ne pensate se utilizzare, diciamo, strumenti come Scratch, che sono, diciamo, permettono di creare storie interattive, giochi, diciamo, ambienti di coding, per aiutare a fare questo lavoro di modellizzazione, per esempio numeri casuali, operatori logici, utilizzo di string. Lui trova molto utile questo, lo segnalava. Allora, Scratch in particolare non lo conosco, però strumenti del genere sono sicuramente utili, da quello che faceva vedere prima Elisa, di mettere una figura come sfondo di un software di geometria dinamica per provare a ricostruire una forma, anche un insieme di dati. Questo assolutamente funzionano benissimo, e vedo che loro li imparano anche abbastanza in fretta. Per quanto riguarda fisica, io ogni volta che posso chiedo di avere matematica e fisica associate in una classe, proprio perché mi permette di discutere molto meglio il significato concreto di alcune cose matematiche. Vi faccio vedere un ultimo esempio di un tipo di applicazione che riscuote un grande successo con gli studenti, che sono la matematica per l'investigazione. Questo è un modellino che ho presentato, questo l'ho fatto in fisica, però è il primo che ho fatto e sono molto affezionato. Questo, lo spunto è stato tratto da una rivista americana che è The Physics Teacher, l'insegnante di fisica. Il problema è questo: un tizio è stato trovato alla mattina schiantato sul marciapiede di questo albergo di fianco alla piscina. Non so se si vede la sagoma vicino alla piscina, e quella cerchiata è la camera da cui si è buttato. Ci sono due ipotesi, adesso vi tralascio la storia che è un po' lungo, ma siccome lui partecipava a un raduno di stuntmen, le ipotesi possibili sono due: o lui ha tentato di fare un salto fino in piscina dalla camera pensando di potersi tuffare da lì, magari scommettendo con degli amici,
o sua moglie l'ha spinto giù per incassare l'assicurazione. E gli studenti devono cercare di aiutare la polizia per riuscire a capire che cosa è successo. Una delle difficoltà più grandi è che sono dati pochissimi dati, tant'è vero che all'inizio alcuni studenti cercavano di usare l'orario a cui è stato trovato il corpo, come, perché è un numero, cioè tutti i numeri che vedono nel testo pensano che possano essere dati e quindi cercano di usarli. Il modellino è in scala, quindi loro dovevano misurare la distanza a cui è arrivato e l'altezza a cui si è lanciato, e con l'equazione del moto di un proiettile possono risalire alla velocità con cui è uscito dalla camera, e risulta di circa 6 o 7 metri al secondo, che è compatibile con una corsa, ma sicuramente non con una spinta giù, e quindi stava cercando di saltare in piscina. Ecco, una cosa del genere, che quei ragazzi richiede circa 40 minuti, lì entusiasma da matti, si mettono a discutere, anche a litigare tra di loro per capire cosa bisogna fare, e quindi li prende molto, e poi dopo ho visto che avevano, insomma, conoscevano bene l'argomento. Dopo non è solo che si divertono, insomma, è anche efficace. Questo secondo esempio che vi faccio vedere è la storia vera di un processo di una madre condannata all'ergastolo per l'assassinio di due figli. Ha avuto due bambini morti, quella che si chiama morte improvvisa in culla, uno a 11 settimane, uno a 8 settimane. È stata condannata perché un pediatra ha detto che la probabilità di avere due morti così nella stessa famiglia è bassissima, perché lui ha fatto il conto sulla base di statistiche che sono quelle riportate in questa tabella qua, la probabilità che succeda in una famiglia con le caratteristiche che aveva quella lì era 1 su 8500, quindi la probabilità che ne succeda due volte, ha fatto il quadrato, ha detto 1 su 73 milioni. Quindi in Inghilterra dice una volta al secolo circa. Bene, i ragazzi hanno subito colto il fatto che ha applicato male, perché ha considerato i due eventi indipendenti, mentre, come è stato poi sottolineato nel processo d'appello, perché dopo è stata scagionata, si tratta di due eventi che non sono assolutamente indipendenti, perché se è successo una volta in famiglia ovviamente può essere dovuto anche a cause genetiche, quindi la probabilità che succeda un'altra volta è assolutamente molto più alta. Questo processo ha avuto una tale eco che anche la società statistica inglese è intervenuta, ha pubblicato una dichiarazione, anche quella l'ho fatta vedere agli studenti dopo che ci hanno discusso loro, in cui sottolineava questo aspetto che i due eventi non erano indipendenti. E poi faceva vedere anche un'altra cosa molto interessante, ma molto più sottile per i ragazzi, che è la cosiddetta fallacia del pubblico ministero, cioè che in un caso del genere non bisogna dimostrare che era molto improbabile quella spiegazione, ma bisogna confrontare le possibili spiegazioni, che erano in questo caso un doppio omicidio e una doppia morte, diciamo, per fatalità. E quindi che una madre uccida due figli in questo modo risulta ancora più improbabile. E quindi diciamo, anche la società statistica, che è un intervento piuttosto raro, ma ha voluto mostrare che era stata utilizzata male la probabilità in questo caso, e se ne trovano qui, si sottolinea la fallacia del pubblico ministero. Faccio vedere un ultimo esempio un po' cruento, ma un'altra cosa che ha un'applicazione matematica molto interessante è l'analisi delle macchie di sangue in un ambiente dove c'è stato un omicidio. In base alla forma delle macchie, risalire da dove è uscito il sangue. Qui la matematica che c'è è tutta trigonometria, adesso non entro nei dettagli, ma non è neanche particolarmente complicata, perché bisogna osservare la macchia di sangue, riconoscere un'ellisse nella parte principale, quindi trovare due semiassi e il rapporto tra i due semiassi dal seno dell'angolo che lo schizzo ha fatto col muro, e poi con un'analisi, anche questa però tutta trigonometrica, dirette e confluente, vedete si risale al punto in cui è avvenuto, c'è stata la ferita nel momento in cui il sangue è uscito. Queste cose, vi assicuro, catalizzano moltissimo l'attenzione, ci ragionano e hanno voglia di, dopo vengono a fare domande, insomma,
è una cosa che cattura molto l'attenzione e l'immaginazione, ma non si, ripeto, come dicevo prima, non si ferma lì, nel senso che colgono la matematica che c'è sotto. E prima qualcuno chiedeva, ma con 2 ore alla settimana come si può fare? Allora io, che ho anche delle classi di linguistico, con 2 ore alla settimana, se non faccio queste cose qui, li perdo e non riesco a concludere niente. Per cui, anche quando ho fatto trigonometria in quarta linguistico, adesso non dovrei dirlo su YouTube perché dopo però io non ho fatto quasi nessuna formula trigonometrica, ho fatto solo le funzioni, ho fatto soluzioni di triangoli, rettangoli, triangoli qualunque, ho fatto le funzioni seno e coseno anche con un po' di parametri, quindi y uguale una costante più a per seno di omega t, quindi per poter descrivere fenomeni periodici, ma non ho fatto equazioni se non quelle elementari, quindi che si risolvono con seno alla meno 1, punto, non ho fatto verifiche, sì, ti devo Elisa perché verifiche non ne ho sotto mano, ma perché se no non avevo tempo di fare le cose, però per esempio l'anno dopo ho ripreso quelle cose e quelle lì se le ricordavano, riuscivano di nuovo a usare una funzione per descrivere un fenomeno periodico, quindi sono stato contento perché ho visto che qualcosa è rimasto. Senti, io ti ringrazio con un giro di chiusura che diamo anche a Elisa. Ti segnalo che effettivamente era rimasta indietro la domanda su che verifiche fai, probabilmente sono verifiche per competenze, cioè che valutazione si usa. E ti segnalo che Marina Lumia insieme ad Angelo Quaglia protestano sul fatto che matematica e fisica ormai i dirigenti le separano arbitrariamente. Rosalia Renda ci comunica che lei si è ispirata al progetto Matematica in realtà dell'Università di Perugia, mentre Miranda Roll ci segnala il piano Mattabel e il sito dell'Indire dove ha trovato molte idee. Massimo Volpe ringrazia Elisa per la frase giocare col pensiero che gli è piaciuta e Fabia Gallegatti è appena arrivata e ci sta seguendo, vi saluta. Allora, dico solo una cosa sulle verifiche prima di passare la parola a Elisa, che comunque che ne ha una mia e dopo farà vedere una cosa. Comunque quello era un primo accenno di cose del genere. Io di solito do verifiche miste che contengono sia cose di argomenti di base, esercizi anche puramente tecnici, perché qualcosa devono sapere anche di quello, per carità, e poi aggiungo qualche esercizio in cui devono usare gli argomenti studiati per risolverli. Per esempio, una volta avevamo messo una microspia in una valigia di un riscatto che veniva seguita da 2 rivelatori, bisognava capire dove era la valigia, che era nell'intersezione delle 2 circonferenze che si potevano formare. Oppure quello che hai riesci l'hai già condiviso benissimo. Se Dani riesce a mostrarlo, lì si vede uno che deve trovare l'altezza di una distanza inaccessibile. È chiaro che non è niente di più che risolvere un problema di un triangolo, però il problema, la difficoltà è che devono capire loro qual è il triangolo da considerare. E devono anche descrivere che cosa misurano e che cosa calcolano, verbi che per loro sono quasi sinonimi. Misurare e calcolare per i miei studenti sono quasi la stessa cosa, e già farli usare correttamente è un risultato. Ecco, anche riesci a condividerla, Dani? No. Sì, è condivisa, la stanno vedendo lo schermo del problema. Io farò vedere una serie di dati che rappresentano il volume d'aria contenuto nei polmoni in funzione del tempo e si chiede di trovare una funzione che approssimi questi dati e poi di fare un'interpolazione per trovare il valore in un punto intermedio, quindi fare un grafico e capire che funzione è adatta e riuscire a utilizzare una funzione sinusoidale con uno sfasamento, insomma, questo credo che sia da linguistico, sì, questa è stata data in un liceo linguistico, quindi con 2 ore. E, insomma, con un po' è chiaro, partendo da esercizi semplici, ma ci arrivano a farli e alla fine hanno in mano degli strumenti di interpretazione della realtà, secondo me, utilizzabili anche tutti i giorni, perché
Io quello che non sopporto è quando uno mi dice io non uso la matematica perché per quello che faccio non mi serve. No, tu non la usi perché non ti serve, perché non la sai usare in quello che fai, perché si applica veramente a tantissimi campi, e se uno la sa usare può trovare applicazione praticamente ovunque, anche in un ricercatore di storia. Ma adesso mi sto allargando, passo subito la parola a Elisa per la sua ultima parte. Grazie. Sarò brevissima perché immagino che siamo in chiusura. Intanto che Elisa condivide, voglio dirti Carlo che ci sono i ringraziamenti per te, per il tuo outing, perché tutti abbiamo un'equazione non svolta sulla nostra coscienza, e in particolare c'è Anna Rita Bernini che dice: grazie prof, mi sento assolta perché ho fatto scelte simili, e quindi qua abbiamo lanciato, come dire, una soluzione diciamo globale di tutti noi, ti ringraziamo. Bene, io allora volevo condividervi, avevo preparato altri paio di esempi di modellizzazioni che utilizzo molto velocemente. Ad esempio, questa è un'attività che la utilizzo per, ad esempio, far scaturire la necessità di risolvere un'equazione irrazionale o disegnare e interpretare un andamento non lineare, ma ad esempio iperbolico, di un'iperbole equilatera traslata. E qui praticamente ci sono due fratelli che giocano a basket, hanno tenuto nota delle ultime partite, Matteo ne ha vinte 9 su 15. Iniziare a porre anche domande apparentemente semplici, quindi quante partite dovrebbe ancora vincere Matteo in maniera consecutiva per assicurare, non so, il 70, l'80, il 90 o il 100% delle vittorie. Il 100% ovviamente non è raggiungibile perché comunque ne ha già perse, però il modello matematico dà diverse risposte. Ad esempio, osservando che ne ha vinte il 60%, 9 su 15, il modello che mi permette di chiedermi quante ulteriori partite X, supponendo che non ne perda più, è un'equazione di questo tipo. Risolvendola vengono 5 partite, ma si può presto notare che nonostante l'incremento che si chieda cioè sia del 10% di volta in volta, il numero di partite da vincere è sempre cresce in maniera molto veloce. L'impossibilità si può anche rimostrare con un'equazione l'equazione impossibile, no? Al posto di 0,7 basta mettere la percentuale richiesta. E il registro grafico, cioè andare a rappresentare in questo caso questa iperbole, mostra e riesce a dare anche un significato all'asintoto orizzontale, cioè per quante partite è arrivato a un certo punto, per quante partite io riesca a vincere, l'incremento della mia percentuale di vittoria è rimane basso, e quindi si può anche laddove sei in presenza di asintoti in alcune situazioni riuscire a trovare anche lì delle situazioni per mostrare delle applicazioni e di interpretazioni interessanti. Salto questa parte, avevo preparato un esempio anche su di modelli quadratici, ma chiuderei mostrando ad esempio un utilizzo che io faccio quando ci sono delle foto interessanti che molto spesso trovo in rete. L'idea di utilizzare GeoGebra come software nel quale è possibile inserire come sfondo queste immagini per vedere e modellizzare alcune situazioni, mostrando come l'equazione cartesiana in realtà dà anche molte informazioni sulla modellizzazione. Vi condivido solamente velocemente un file, uno di questi file GeoGebra. Allora, ad esempio questa. In questo modo si può prendere confidenza con i parametri in gioco. Tra l'altro la parabola scritta in questo modo lega in maniera geometrica le coordinate del vertice con la situazione in gioco, e andare a chiedere di trovare innanzitutto, di solito la domanda che faccio è: riuscirà a fare canestro
Questo semplicemente per dare un contesto concreto. In rete si trovano tantissime foto stroboscopiche per cercare di modellizzare. E, tra l'altro, dando anche un riferimento, ad esempio supponendo che il ragazzo 1,85 m, si possono anche fare delle misure, provare a ipotizzare qual era la velocità iniziale del lancio e ritornare ad altre situazioni. Così come mostrare altre apparenti curve che all'apparenza possono sembrare parabole, che invece non si riescono a modellizzare come parabole, come può essere la catenaria o altre situazioni di questo tipo. Un'altra attività che faccio, torno a ricondividervi il file per chiudere. Ad esempio, la catenaria non si riesce a modellizzare come parabole. Qui, anche se uno può abbinare l'insegnamento della fisica, ragionare che ci sono altre forze in gioco nella catenaria, non solo quelle di gravità, ma anche la tensione e altre osservazioni, per cui in questo contesto la parabola non è la curva che riesce a modellizzare nella maniera più completa. Oppure anche prendere fotografie e chiedere se San Pietro è davvero un'ellisse, dove sono i fuochi, tutte situazioni che con un software nel quale si possono inserire queste immagini come GeoGebra è semplice, insomma, cercare una risposta a queste domande. Quindi, insomma, di spunti ce ne sono tantissimi, anche al triennio delle due è ancora più semplice, perché gli strumenti si fanno sempre più raffinati, già con la funzione esponenziale, in fenomeni periodici, per modellizzare, per usare le funzioni trigonometriche, insomma, si trovano diversi esempi e sempre, insomma, alcuni di essi coinvolgenti che permettono anche di mostrare lo strumento modellizzazione come anche un utile mezzo per poi indagare altre cose, come ha fatto vedere prima Carlo. Allora, io vi ringrazio molto, faccio l'ultimo giro di interventi dai corsisti, ci chiede Angelo Quaglia, ma devo andare sui siti in inglese? Io ridico, per chi non l'ha visto, che questo libro di Carlo Bertoni ci aiuta ad avere alcune idee sulle modellizzazioni, io ci tengo a farlo vedere perché l'ho trovato molto bello, mi piace. Volevo segnalare che avrete, i corsisti avranno su Edmodo le vostre diapositive, e che Maria Campana chiede se gli OXE PISA, cioè le domande OXE PISA, sono altri elementi possibili per cogliere delle domande. E chiudo con i ringraziamenti, poi vi fate l'ultimo giro di saluti e di interventi, di Silvia Tagliaferro, che dice sono preziosi esempi, e di Graziella Iori, che vi ringrazia tantissimo anche per aver risposto alla sua domanda, e vi lascio il giro finale di saluti e chiusura. E vi ringrazio comunque a nome di tutti quelli che ci hanno seguito. Io personalmente l'ho trovato preziosissimo, grazie. Davvero molto interessante, ne farò tesoro. Quindi intanto io vi ringrazio personalmente, credo a nome di interpretare davvero tutti quanti. Quindi grazie e vi lascio la parola. Grazie davvero, sì. Guarda, sull'OXE PISA, io sono assolutamente d'accordo, anche lì sono dei bei spunti, poi magari vanno un po' adattati a quello che si fa in classe, ma sono, per cominciare, sono dei bei esempi, sono adatti al biennio, sono di solito molto semplici, però cominciano a richiedere quei piccoli passaggi e le attenzioni a cui noi ragazzi non sono abituati, cioè quello di pensare se i dati sono tutti utili, fare il ricorso delle ipotesi, aggiungere qualcosa che non è strettamente nel testo, quindi sono per me un buon punto di partenza. E tra l'altro diventano anche semplici se accompagnati con un lavoro di questo tipo in maniera trasversale. Poi è ovvio che non stiamo dicendo che sono così tutte le singole lezioni, però di ogni argomento mostrare un'applicazione significativa anche all'inizio per motivare lo studio dello strumento permette poi di affrontare anche problemi un po' più fuori dalle righe come gli OXE PISA in una maniera più per i ragazzi più serena. Penso. Io dico una cosa che può sembrare propagandistica, ma la dico lo stesso. Cioè, nei capitoli del Bergamini,
a cui Elisa ha collaborato, ci sono sempre le aperture molto interessanti, immagino che siano anche un tuo contributo di spunti di realtà che non sono pseudocontesti, che si risolvono a fine capitolo, che io trovo sempre molto molto validi. Quindi a volte abbiamo anche sotto mano dei materiali che non sappiamo valorizzare a volte, dico. Sì, lì ce ne sono molti, assolutamente. Sì. È vero, è vero, è vero. Bene, un saluto, un Buonasera. ringraziamento. Grazie per la Arrivederci a pazienza, tutti, arrivederci. grazie per essere rimasti, buona serata. Grazie, grazie ancora, un saluto a tutti.